Oggi sentiamo invece il presidente di Federtaxi, vale a dire l'organizzazione che praticamente oggi è scioperante, e lo facciamo nella persona di Carlo D'Alessandro. D'Alessandro, buongiorno. Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori. Dunque, allora, le Buongiorno. motivazioni del vostro dissenso all'accordo fatto con i tassisti e perché? Ma innanzitutto non c'è un accordo perché una gran parte delle sigle sindacali, quelle che oggi hanno dimostrato di portare allo sciopero la stragrande maggioranza della categoria, non erano d'accordo. E non erano d'accordo non per motivi pretestuosi, ma perché su quel regolamento comunale, a nostro avviso, non ci sono presupposti per la lotta seria all'abusivismo. Che è e rimane il nostro primo problema. Senta, allora perché Bitarelli 3570 invece hanno ritenuto che potesse essere un accordo buono, idoneo? Ma guardi, se volessi fare un po' di ironia, posso pensare che come candidato al Senato della Repubblica nelle liste del PDL probabilmente è una questione politica, però non lo voglio fare. Credo che abbiano altri intendimenti, probabilmente hanno dato un'altra interpretazione. A noi a distanza di 3 anni, purtroppo il fenomeno dell'abusivismo lo viviamo quotidianamente, non vediamo cambiare nulla. C'è una vaga enunciazione di principi sul regolamento comunale che però è priva di efficacia in quanto rimanda alle modifiche fatte alla legge 2192, che è quella che regolamenta il nostro settore, che però necessita di decreti attuativi che ad oggi sono fermi al Ministero del Lavoro da circa 2 anni, non hanno intenzione di portare avanti questo discorso perché danno proroghe di 6 mesi in 6 mesi e all'ultima proroga la categoria stanca. Ma le chiedo ad Alessandro, cui prodest una cosa del genere, cioè procrastinare, mandare avanti come dice lei, insomma disilludere, a chi giova? Ah, io questo non lo so, dovreste chiederlo a chi comunque in qualche modo porta avanti queste cause. Noi crediamo che il momento delle parole sia finito, siamo qua per manifestare la nostra delusione, la nostra amarezza nei toni civili, perché chiediamo legalità, la vogliamo dare, oggi stiamo dando un esempio di legalità attraverso la nostra manifestazione, che è una manifestazione all'interno delle regole, con la massima collaborazione da parte delle forze dell'ordine, senza creare alcun intralcio, senza impedire a chi vuole lavorare di lavorare, come magari in passato qualcuno ha fatto e che qualcuno probabilmente temeva noi facessimo, probabilmente perché sono i loro sistemi, non i nostri. Avete detto abbiamo sostenuto Alemanno, ci ha tradito. Non lei, ho letto nei giorni scorsi una dichiarazione del genere, cioè sempre quel ci ha tradito, fra Sì, no, virgolette, capisco, però consideri una cosa, io intendiamolo. credo che i tassisti, perlomeno quelli che rappresentiamo noi, siano stanchi di essere accomunati a una parte politica. La politica per noi è fare le giuste scelte per accontentare la maggioranza, non è la politica dei partiti. Noi abbiamo avuto, è venuto il nostro sindaco, è venuto nei maggiori posteggi taxi in campagna elettorale a fare delle promesse di legalità, nulla di trascendentale, legalità. Ad oggi questa legalità noi non la vediamo. Basta che immagino che lei prenda parecchi aerei, basta che lei scenda al terminal internazionale di Fiumicino per vedersi assediato da gente che si propone come tassisti quando quelli tassisti non sono. Quindi penso che lo spaccato di quello che sta succedendo è sotto gli occhi di qualsiasi cittadino romano e di turista che arriva in città. Lei nel merito ha perfettamente ragione, peraltro è di ieri o ieri l'altro l'arresto di due che insomma per quanto riguarda la macchina con l'autista avevano, no, Guardi, questo contraffa. avvalora quelle che sono le nostre Sì, preoccupazioni e quello che noi infatti. vediamo tutti i giorni. Il problema è che, ad esempio, oggi c'è uno spiegamento di forze enorme da parte della pubblica sicurezza perché giustamente pensava che ci fossero problemi e ha chiesto l'intervento di queste forze. Se queste forze venissero usate per reprimere determinati comportamenti di abusivismo e fenomeni di abusivismo e di abusività, stia tranquillo che il problema si potrebbe risolvere in poco tempo. Il problema è che non c'è la volontà, a nostro avviso. Certo, senta ad Alessandro, nel salutarci, allora quello che rivendicate in assoluto è la legalità all'interno delle licenze, dei permessi e di tutto ciò che ognuno dovrebbe avere per svolgere il ruolo di autista, tassista, eccetera. Noi chiediamo la legalità sia all'interno della categoria, perché anche all'interno della nostra categoria c'è una piccola sparuta minoranza che però crea danno a tutta la categoria, e assolutamente la chiediamo nei confronti di quelle autorizzazioni da noleggio che vengono rilasciate nei più disparati comuni d'Italia e lavorano in pianta stabile, senza contratto, senza alcun tipo di autorizzazione all'interno del territorio urbano.
anche per una trasparenza nei confronti dei nostri visitatori, dei nostri turisti, perché non certo. sanno con chi salgono. Quando salgono sul mio taxi trovano il numero di licenza, nome e cognome, 1043 Carlo di Alessandro. Quando si sale in una di queste macchine, addirittura l'altro giorno noi stavamo facendo un presidio all'aeroporto di Fiumicino, abbiamo avuto dei problemi con degli abusivi che si proponevano dicendo che il taxi costava 70 euro e loro li avrebbero portati a soli 50, quando con un taxi per arrivare in centro storico ci vogliono 40 euro. Lei capisce che è una situazione difficile? Come no? Io ho visto addirittura la pubblicità su alcuni taxi proprio sul percorso Fiumicino-Roma a 40 euro. Guardi, quella l'abbiamo messa noi, anche infatti, il taxi c'è. Sì, e le posso dire che questa è una piccola iniziativa che il Comune avrebbe potuto adottare e che oggi, a dire il vero, è sul regolamento comunale, ma che noi chiedevamo da anni, con una semplice determinazione dirigenziale, l'esposizione dei prezzi fissi. Esatto. Oggi quella è una cosa che sul regolamento comunale c'è, ma non è abbastanza. Io avevo un'ultima domanda per il presidente D'Alessandro. Siamo ovviamente Radio Yes, la radio della città di Roma. Voi siete tra le 7 sigle che hanno organizzato questo sciopero. Volevo chiedervi dove siete, cioè come è organizzato questo sciopero dal punto di vista proprio logistico, anche per informare i cittadini. Guardi, di dove appunto si possono riscontrare anche problemi. Lo sciopero è su tutto il territorio comunale, per cui consideri che c'è stata una fortissima astensione dal lavoro di circa il 95-97% dei taxi, quindi oggi trovare un taxi credo che sia un'impresa impossibile. Noi logisticamente siamo posizionati in Piazza della Bocca della Verità, abbiamo concordato il tutto con la questura, non stiamo intralciando il traffico, stiamo svolgendo una nostra manifestazione pacifica. Ci sono circa 500-600 tassisti al momento, ne stanno arrivando altri da Fiumicino, da Ciampino, e noi non abbiamo alcuna intenzione di creare problemi. Hanno affittato alcuni colleghi, pochissimi a dire il vero, alla stazione Termini, senza che nessuno abbia detto una parola. No, no, infatti era solo per sapere dal punto di vista logistico dove eravate. Della Bocca della Verità. D'Alessandro, grazie a lei di essere intervenuto. Buona giornata. Grazie a voi. Carlo D'Alessandro, presidente di Federtaxi.